Santos. Amen.
tu. Al terzo vai, ti sembra facile. Facile. Via. Bye.
solo una breve parola per chiudere questa festa. Come vedete è stata normalissima, perché era giusto che Santo Slavo facesse i suoi soliti capricci di ogni anno, e infatti ha fatto i suoi capricci, però dopo vuole uscire anche, ed è uscito. Grazie che siete venuti alla processione in Esperi, come cantiamo ogni anno. Però, ringrazio il sacerdote ortodosso di oggi che ha voluto partecipare proprio alla festa di Santo Slavo, perché sapeva che qui la gente aveva vissuto quell'esperienza anche triste, diciamo, nella presenza dei cosacchi a suo tempo. Ha voluto venire a vedere il luogo, a vedere anche quei calici, quelle, insomma, il turibolo, il crocifisso che hanno lasciato qui prima di fuggire e trovare la morte dal confine. Quindi ringrazio per il sacerdote, ringrazio Piazza, il coro che ha cantato che la messa, ringrazio Don Alberto che, insomma, è partito da Corintis oggi, ha fatto via del 60 km per arrivare in team, e è venuto anche Filippo da Udine, Tiziano da Lozzo di Cadore a fare da subdiaconi, tutto per solennizzare la festa di San Gualdo. E mi fa anche piacere, così io come ai 70 anni, e sapete, ride, faccio chi ride, al Macul, a dei qualche giochi che si lascia da un muro in cash, no? Un domani, l'importante che è chiesto. Siete stati in processione, avete visto la cappella di Placis, si sta lavorando finalmente, aveva bisogno, povera cappellina che era magra e notta. E sono molto contento che i lavori sono iniziati, così il nostro Gino, che si è sobbarcata la spesa di quella cappella, il nostro Gino venuto dagli Stati Uniti, ha potuto vedere che, insomma, le cose vanno avanti, e chissà, il prossimo anno ritornerà e speriamo di dedicare un compolo con la stampata sta plaza e che a lui. E questo compolo che abbiamo fatto dopo gli escus a Resca, abbiamo fatto i soldi per salutare e tenuti i clevolans che sono la torpa al mondo, e che pensi al manco da qui da parte loro che hanno sveglio da pensare, che se ti ne sta su pensiero a chi vuoi entrare in questa iglesia, vorrei bene, chissà se savore che vedi che sta in calzons, chissà se è all'estate tristini, chissà se andare in, chissà, perché si è lontano, la scienza è curiosa, però pensi che dai, savoran già tutto, perché che con te il trapeca sia vuoi, la notizia arriva all'immediato, Isabelle, che si fa scusivo, quindi ringrazio tanto che il Signore non si udi, al benedisse questa nostra comunità, non si lasci là, di là dal club, fuori di strada, ma che ne benditeni che i valori che sono così pieni, che sono che cristiani in peace. Un prossimo lavoro che mi verrà fatto in questa inglese, stiamo già studiando e già proietta lei, il libro che il giovane che prima qui, che di Udine, ha fatto il proietto all'altare, perché l'altare era una toxa, che come no, perché cambiava, mi ha fatto un bel proietto, giovane di 22 anni, e stiamo lavorando, insomma, per me che a questo. E già va che è pitturata e che è brutta, metti una roba per lui, insomma, sì, una roba che se mi verde, no? Una roba falsa, così. Ecco, mi metto a questo altar maior, che sarebbe no, e ti danno altar maior, a chi, non sai se si pensasse di dire una preghiera e che a Sant'Emilio, quella chiesa di Sant'Emilio, che è il compatrono di questa iglesia, di San Gualdo. E sapete che Sant'Emilio, che è lassù, che è il benedice, Cleulas, che è a Flacca, lì sono i caps che vengono, è proprio invocato
quintris lamus, quintri tere vos. No, infatti era macerata, lui lei una delle intere vos. Era metuta più euro, se non c'è che, insomma, chi adesso leggo un bollettino di notizie, no? Capisci che il paese si muove, o Sant'Emilio mette una mano, e che tu non ti dismetti, ecco, riguardi si che richiede. Allora, speri nell'ospità una di anni che però piace in inglese, no? Ma mi catassi tutti come vorrei, e salute, e soprattutto con la fede che vi professate voi in questa bella giornata, che vi passate insieme.